Dal 10 gennaio 2022 va in onda la striscia quotidiana per tutte le testate del gruppo GEDI. Il gruppo GEDI è il gruppo editoriale della famiglia Elkam e comprende La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, Il Messaggero Veneto, Il Piccolo, La Gazzetta di Mantova, Il Mattino di Padova, La Provincia Pavese, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi e La Sentinella del Canavese. Si intitola Metropolis e a condurla è il giornalista Gerardo Greco. Ospite della puntata del 19 gennaio 2022 è stato il sottosegretario al governo Draghi, Sileri, che si è lasciato scappare qualcosa di molto interessante. Ascoltiamo assieme l'audio, perché non posso mostrare le immagini per motivi di copyright. Via dicendo, un calo importante dei ricoveri e anche dei decessi, che si raggiunge, non la chiamo immunità di gregge, ma una protezione di comunità così ampia che dovremmo anche alleggerire alcune dei processi burocratici che abbiamo. Aspetti, che abbiamo questo introdotto. È il punto fondamentale. Questo quando potrebbe succedere? Quando potremo? Perché oggi invece abbiamo fatto il contrario, no? Abbiamo regole, per esempio per andare dal parrucchiere o dal barbiere bisogna avere il Green Pass, fino a ieri no. Oggi che in realtà in Gran Bretagna invece Johnson toglie il Green Pass. Comincia a dire, guardate che piano piano il Green Pass quindi lo toglieremo. Diciamo, ci sono scelte diverse, no, anche un po'... Hanno iniziato un mese e mezzo prima di noi con la Omicron. Cioè, da noi la Omicron è arrivata prepotentemente nella prima decade, seconda decade di dicembre, nel Regno Unito è iniziato molto molto prima, quindi loro oggi stanno vivendo la discesa sia dei ricoveri che dei casi. Cioè lei dice tra un mese e mezzo noi potremmo cominciare. Esatto. Anche meno, diciamo anche meno, perché si è diffusa così, così rapidamente in una popolazione peraltro ben vaccinata che aveva già fatto un numero importante di terze dosi. Quindi a febbraio potremo cominciare. Secondo questo, me a febbraio possiamo cominciare a fare un downstaging. Diciamo, scende. E comunque possiamo anche osservarli anche noi di come andrà a finire anche la Gran Bretagna con tutte queste libertà. Esatto, ci aiuta. Allora, avete sentito? Il sottosegretario Sileri, con un termine inglese usato in ambito medico che è downstaging, che significa contenimento della malattia, fa capire che da febbraio 2022 ci sarà un allentamento delle restrizioni dovuto alla diminuzione dei ricoveri e dei decessi. È interessante che appena due giorni dopo, il 21 gennaio 2022, Draghi ha firmato il DPCM che elenca tutti i luoghi nei quali dal 1 febbraio 2022 sarà necessario il marchio verde per accedere. Chi ci capisce è bravo. Se posso permettermi, sarebbe opportuno che voi governanti cominciaste a comunicare tra di voi per evitare queste situazioni spiacevoli e la conseguente perdita di affidabilità. Per quanto riguarda il popolo italiano, vorrei far notare che se al diminuire della diffusione del virus la tessera verde rimane, allora forse il suo scopo è un altro e non è certo sanitario. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.